Benvenuti, nipoti, in questa nuova puntata delle Cripte di Aku. Lo so, è passato molto tempo, ma come diceva il mio trisavolo, Vigo, flagello della Carpazia e travaglio della Moldavia, ciò che era si ripeterà, ciò che non esisterà più. Stanotte il mio compito è introdurvi a questo stranissimo survival horror dei tempi andati, 1995 per inciso, un delizioso JRPG horror anime style con atmosfere squisitamente lovecraftiane, un gameplay basico ma funzionale, un ibrido bizzarro tra Sweet Home ed i classici Japan GDR del Sol Levante. Mettetevi comodi perché il viaggio questa volta è molto lungo. Città di Newcomb, Massachusetts, poco lontano da Boston, anno 1924. Alla periferia della città si trova la villa della famiglia Withertop. L'ultimo proprietario, Benedict Withertop, non era esattamente un vicino di casa ideale. Praticava la magia nera, ha ucciso i suoi genitori e popolato la sua villa con tutti i tipi di orrori possibili ed immaginabili, partoriti direttamente dalle viscere dell'inferno. Da allora nessuno ha mai più osato avvicinarsi alla villa, fino ad ora. Due ragazzi, trovati morti vicino a questa magione e la sparizione di una ragazza del luogo, spingono la cittadinanza a rivolgersi ad un gruppo di esperti dell'occulto per indagare dentro a questa villa infernale. Gli occhi del mondo sono letteralmente puntati sulla villa più infestata del continente americano. C'è un gran fermento attorno ad essa. Sono accorsi medium, giornalisti, reporter. E sembra che ognuno voglia svelare il mistero. Tuttavia, non sono pochi i cacciatori di fantasmi che non hanno mai fatto ritorno da quel luogo. La trama si sviluppa da questo semplice incipit narrativo, ma La Place Nomade è un gioco ben più sofisticato di come può apparire a prima vista. Contempla il mistero, l'horror ed il thriller, in un'amalgama piuttosto coerente e ben ordita. Parte da un'investigazione per arrivare a qualcosa di decisamente inaspettato, e la cosa migliore di tutte, l'evoluzione narrativa, è assai organica. Questo titolo è il classico gioiello nascosto del Super Nintendo. Apriamo le danze anzitutto inquadrando l'epoca di uscita, qualche chicca sparsa e qualche teoria prima di parlare del gioco vero e proprio. È opinione comune ed assai diffusa, a dire il vero, che non esistono molti giochi horror sul Super Nintendo. Ne avevamo già discusso in altre cripte, dopo tutto. È sicuramente vero. Se escludiamo Clock Tower e qualche gioco nato sulla periferica satellitare del Super Nintendo, gran parte della libreria dei giochi si concentra su atmosfere horror e non giochi prettamente horror, con sangue o scene splatter o sequenze disturbanti. Titoli come Majuo, Nosferatu, Demon's Crest, Gegege no Kitaro, Ghost Sweeper Mikami, eccetera, e qualche pipistrellaccio svolazzante che ben conoscete, non erano titoli esattamente horror, ma semmai videogiochi con atmosfere horror. La ludoteca Super Nintendo si concentrava del resto su ben altri toni, e sappiamo il perché. Nintendo preferiva evitare alcune tematiche definibili grand gugnolesche, a differenza della concorrenza più spregiudicata, come quella del Mega Drive. Bizzarro constatare, a dire il vero, che questo avvenne sul Super Nintendo in maniera singhiozzante e non sul NES, che ha un certo Sweet Home. Eppure, La Place può essere considerato uno dei giochi decisamente più maturi della libreria Super Nintendo, uno dei pochi giochi horror, se vogliamo. Si tratta di un titolo che fa parte di una saga nipponica largamente ignorata da noi altri, come sempre fortunatissimi in questi casi. Nel corso della cripta proverò a spiegare dettagliatamente l'origine di questa serie, la sua ludografia, diciamo, ma non sarà affatto facile, perché La Place Nomade fa parte di una saga praticamente sconosciuta a gran parte dei gamers. Nelle terre giapponesi gli ispettori psichici sono un mezzo culto, mentre per noi è solo l'ennesimo gioco che è stato localizzato e tradotto anche per Super Nintendo, grazie ad un translator team di autentici eroi, aggiungo.
L'ambientazione di tutti questi giochi è tra l'Europa e gli Stati Uniti degli anni 30 e la serie comprende tematiche di occulto, fantasy ed horror, la saga dei cacciatori di fantasmi. Ghost Hunter comprende moltissimi titoli per svariate piattaforme e nel corso degli anni si è ibridata con ogni tipologia di gioco, diventando un multimedia franchise, chiamato per l'appunto Ghost Hunter, comprendendo novels, manga, giochi da tavolo, libro game, card game e persino due sequel sviluppati dalla stessa Hummingbird Soft, ovvero Paracelsus no Maken e Kurokishi no Kamen, ovviamente inediti in Occidente. Siamo dinanzi dunque ad una saga a dir poco mastodontica, con persino Paracelso come main character e composta da innumerevoli capitoli che si spiega attraverso diversi innesti narrativi per aumentare il suo fascino. Per la maggior parte dei giocatori questa saga è rimasta completamente inedita, confinata ancora nell'idioma nipponico. La versione Super Nintendo di Laplace no Ma, invece, ottenne una traduzione proprio nel settembre del 2018, fatta da uno staff AGTP, preceduta da una primissima ROM hack fatta nel 2001 da Il Grandissimo Tomato, molto più embrionale a dire il vero. La stragrande maggioranza di questo materiale, tuttavia, è rimasto confinato in Giappone e non è mai stato tradotto o nemmeno adattato. Perlomeno adesso il gioco per Super Nintendo è al 100% giocabile. Laplace no Ma. Human. Laplace no Ma nasce negli anni 80, sviluppato da Hummingbird Soft, una piccola azienda nipponica che nasce dapprima come negozio di software ad Osaka e poi si trasforma in una piccola realtà giapponese indipendente che sviluppa autonomamente i suoi giochi, sulle prime per una cerchia selezionata di clienti, poi aprendosi successivamente e tumultuosamente al mercato nascente del PC gaming in Giappone. I ragazzi della Hummingbird Soft sono conosciuti soprattutto per i loro giochi di ruolo come la serie Deep Dungeon e vari adattamenti videoludici a Record of Lodoss War, fantasy medievale, a dir poco leggendario, opera magna ispirata al lavoro di Tolkien e Dungeons & Dragons, basata sul ciclo di romanzi fantasy di Ryo Mizuno, e le sue successive incarnazioni manga ed anime, a dir la verità, con sequel ambientati nello stesso universo, come Legend of Cristania. Ma in realtà il loro primissimo gioco è The Palms, un'avventura grafica pubblicata per FM7, acronimo di Fujitsu Micro 7, il secondo computer domestico rilasciato dalla società informatica giapponese Fujitsu nel lontano 1983. Il titolo utilizzava un analizzatore di testo sui verbi e i sostantivi inglesi ed era unico per l'epoca. Si svolgeva in un ambiente esterno invece che uno spazio chiuso, come giochi di avventura simili. Puntualizzo che prima di The Palms i giochi di avventura si svolgevano principalmente in scenari per lo più chiusi, come in Mystery House di Micro Cabin, un clone giapponese della famosa Mystery House di Sierra Online. The Palms ha dato al genere una prospettiva piuttosto diversa, presentando un mondo di gioco che si è espanso verso l'esterno, dal quartiere di inizio gioco alle spiagge di Shonan, all'oceano fino a Smupa, la bizzarra città sottomarina dagoniana. Inoltre il gioco era a colori, il che all'epoca era rivoluzionario. Le vendite iniziarono nel gennaio del 1983, quando il mercato dei giochi per PC era ancora giovane e The Palms alzò l'asticella per i giochi di produzione nazionale. Da questo gioco, Hummingbird Soft iniziò ufficialmente la sua carriera videoludica. Laplace no Ma è un JRPG pubblicato originariamente nel 1987 per NEC PC 8801 e NEC PC 9801, due home computer giapponesi della NEC. Successivamente è stato convertito per MSX nel 1989, Sharp X68000 nel 1990 e PC Engine nel 1993. Vic Tokai successivamente realizzò una versione per Super Nintendo nel 1995, anche se differiva molto dalle precedenti.
Questo cambio stilistico consegnò un gioco veramente accattivante. Una ulteriore postilla. D4 Enterprise, grazie al Project Egg del 2014, trovate il link in descrizione, rilasciò nuovamente le versioni per PC 88, 98 ed X68000. Oltre a tutti questi titoli, che sono sempre riedizioni con piccole differenze del primo gioco del 1989, vi sono altri due giochi spin-off della serie, che ho menzionato prima, e cioè Paracelsus no Maken del 1994 e Kurokishi no Kamen per 3DO, uno stranissimo esperimento di gioco di ruolo in full motion video. Prendiamoci un attimo per spiegare vagamente anche questi giochi, perché c'è molto da dire. Quello che state vedendo, ad esempio, è il primissimo gioco della serie, Laplace no Ma, del 1987. Come potete vedere, la grafica è molto primitiva, trattandosi di un PC che aveva 8 colori su schermo ed una risoluzione e un hardware piuttosto contenuto, ma il gioco era già affascinante di suo. Non vi sarà sfuggito che, come sempre, la base di ispirazione ludica è Bard's Tale, ma lo vedremo dopo. Molti giochi simili e anche precedenti sono stati un autentico terremoto concettuale in Giappone, come Dungeon Master dello stesso anno. Questi titoli sono progressivamente entrati nell'immaginario comune nipponico e sono diventati pietra fondante, concettuale e stilistica ed immaginario del fantasy giapponese, detto anche fintasy. Questa è molto sottile. Vi sono piccole differenze tra le versioni di questi giochi, ma in sostanza si tratta di piccole variazioni grafiche. Questa, ad esempio, è la versione Sharp X68000 di Laplace no Ma. Questa è la versione Turbo Graphics CD. Questo è il porting PC 88. Ed infine questa è la versione Super Nintendo. Tra le varie versioni, quella più originale e lontana, e dunque più interessante, è sicuramente quest'ultima versione nintendiana, che offre una visuale a volo d'uccello. Il sequel di Laplace no Ma è stato invece Paracelsus no Maken, che offriva complessivamente un titolo molto più accattivante sia dal punto di vista stilistico, sia per quanto concerne trama e personaggi. Paracelsus no Maken si focalizzava sulla figura di Paracelso, filosofo, alchimista e soprattutto medico. Fu uno dei grandi intellettuali del Rinascimento, un vero umanista. Paracelso è il classico tormentone, quasi una convenzione per la narrazione del videogioco nipponico, come la pietra filosofale, il Faust, Salem, la Bibbia, i Nephilim, la Cabala ebraica e appunto Paracelso. Un secolo dopo, il compito di completare l'Homunculus fu svolto dallo stesso apprendista di Paracelso, Minucelsis, nel fiabesco e berserkeriano Knights Contract di Namco Bandai. Ed infine, Kurokishi no Kamen, The Mask of Black Death, del 1994, un'avventura grafica che coinvolge un team di Ghost Hunters, un detective, uno scienziato, un mistico ed un giornalista, mentre esplorano una casa infestata. Gli elementi centrali RPG sono piuttosto rudimentali, ma il punto culminante di Kurokishi è glorioso e granuloso full motion video horror. La navigazione in prima persona lo rende una specie di sequenza full motion video estesa. Anche questo gioco conserva la base di Laplace, ma si arricchisce di elementi strappati dalle migliori esperienze come Night Trap o Phantasmagoria. La titolazione del gioco è piuttosto bizzarra, tanto che è ancora largamente dibattuto il suo reale senso. Una semplice traduzione dalla titolazione giapponese ci rivela un significato per lo più letterale. Ma, sta per diavolo, demoniaco e Laplace, potrebbe essere il nome di un fittizio luogo del gioco. Avremmo dunque una traduzione semplice come il diavolo di Laplace, o anche il demone di Laplace, o ancora il male di Laplace. Ma c'è un altro riferimento, forse molto più interessante e affascinante, a mio avviso.
Immaginate ora un essere che conosce la posizione di ogni singola particella dell'universo, che ne sappia parecchio anche di fisica e che abbia un intelletto così potente e veloce da poter vedere contemporaneamente tutte le interazioni reciproche tra tutte le particelle dell'universo. Una specie di dottor Manhattan. Ecco, questo essere, partorito dal matematico e fisico francese Pierre Laplace nel 1814, potrebbe verosimilmente vedere il futuro di ogni cosa? Per molti giocatori, infatti, questo titolo non è altro figlio che dell'ennesima affascinazione al nostro mondo occidentale e modo occidentale, o meglio pensiero, da parte del piccolo dev team di Hummingbird Soft, prima azienda in Giappone, lo ricordo, come precedentemente detto, a produrre giochi di avventura con un certo livello di qualità e di scrittura, un genuino sentimento, forse, di sincretismo culturale verso un personaggio molto importante per la scienza mondiale. Esiste il libero arbitrio? Oppure c'è un destino predeterminato per ognuno di noi? Da millenni l'uomo si pone questa domanda, fornendo risposte di ogni genere che però non sciolgono mai del tutto il dilemma. In merito alla questione, circa due secoli fa, il matematico francese Pierre-Simon Laplace prese una posizione estrema. L'universo è un immenso orologio in cui tutte le entità, uomini compresi, si comportano come ingranaggi. Dunque non c'è spazio per la libertà di scelta. Sulla base di questa singolare teoria nacque il demone di Laplace. Probabilmente niente lo descrive meglio del celebre scambio di battute con Napoleone Bonaparte, in occasione dell'uscita del suo lavoro accademico Exposition du système du monde. Cittadino, ho letto il vostro libro e non capisco come mai non abbiate lasciato spazio all'action del creator, gli disse il gran corso, che aveva un certo gusto per le domande scomode. E Pierre-Simon Laplace, uno dei più grandi scienziati di sempre, morto a Parigi il 5 marzo del 1827, rispose semplicemente: cittadino, primo console, non ho avuto bisogno di questa ipotesi. In questa frase sta la summa del pensiero del matematico francese, il rifiuto categorico di introdurre nella filosofia della natura l'intervento esterno di un cosiddetto essere supremo. Destino e libero arbitrio, una realtà governata da leggi deterministiche o no? Il demone di Laplace non è altro, dunque, che una idea che indaga il determinismo in un mondo dominato dal determinismo e dalla meccanica classica, ed avrebbe anche potuto funzionare. La teoria del caos afferma che un sistema fisico ha una sensibilità esponenziale rispetto alle condizioni iniziali, come il passato, e tuttavia, a dispetto della casualità, dell'evoluzione verso il futuro. In altre parole, se le conoscenze del nostro demone fossero infinitamente esatte, ebbene, potrebbe conoscere il destino di tutti e di ogni cosa nello stesso momento. Insomma, qualcuno aveva già ipotizzato la gemma del tempo e della conoscenza, in poche parole. Ad onor del vero, la meccanica quantistica metterà poi in difficoltà la teoria del demone di Laplace, introducendo un concetto rivoluzionario per la scienza dell'epoca e per il pensiero dell'epoca. Gli eventi non sempre hanno una causa. Il decadimento radioattivo, per esempio, può accadere spontaneamente. Uno scenario comunque intrigante, magistralmente declinato anche nei romanzi del ciclo della fondazione del biochimico e scrittore Isaac Asimov, dove una scienza esatta, la cosiddetta psicostoria, permette di prevedere l'evoluzione di una società. A questo punto però lasciamo riposare gli ierofanti del passato e usciamo da questa impasse scientifica prima di perderci per sempre nei reami della quantistica e torniamo al gioco. Ed è qui che finalmente si comincia, scegliendo nome, sesso e la nostra classe iniziale.
Detective, medium, scienziato, giornalista o dilettante? A voi la scelta, scelta che avrà decise conseguenze su quello che vi attende. Per esempio, il detective è un combattente a tutto tondo, il medium un potente spiritualista in grado di compiere diversi attacchi magici basati per lo più sul potere psichico-mentale, il dilettante, come dice lo stesso nome, si tratta di un personaggio che invece si diletta in molte cose senza mai veramente padroneggiarne una, però è un ibrido mago combattente piuttosto versatile. Lo scienziato è invece provvisto di una macchina spirituale, definita metapsichica nella versione giapponese. Ha una strana strumentazione che utilizza frequenze ESP per captare e danneggiare gli spiriti. Potremo inoltre trovare parti per questo suo macchinario sparse nel gioco e queste parti permetteranno attacchi nuovi che causeranno danni spirituali, permettendoci di ferire esseri incorporei come i fantasmi. Menzione speciale per la classe del giornalista, che non può combattere, ma se lo equipaggiamo con una macchina fotografica ed un rullino, potrà fare delle foto alle creature della villa e persino stordirle in alcuni casi. Un altro aspetto interessante. Queste foto potranno poi essere vendute nel centro di ricerca spirituale per generose ricompense di carattere monetario. E di fatto, proprio attraverso il giornalista potremo guadagnare denaro per i nostri acquisti, oltre ad alcuni provvidenziali ritrovamenti di banconote nei cassetti o in altre zone del gioco, tutte da esplorare. Il gioco per Super Nintendo è un delizioso JRPG con visuale dall'alto. Ricorda molto Sweet Home, a conti fatti. Il nostro party si muove in tutte le zone della villa, seguendo l'ordine prestabilito che decidiamo nel classico menu di status. E badate bene, non è assolutamente aleatorio decidere il turno di attivazione, deve essere assolutamente ragionato. Un medium è più abile a scovare tracce medianiche piuttosto che un detective e allo stesso modo un investigatore ha un occhio particolare per individuare passaggi segreti, quindi è importante decidere la natura della nostra esplorazione. Ad inizio gioco c'è una mappa globale che mostra le principali zone di interesse, tutte visitabili fin dal principio, come ad esempio la locanda dove possiamo reclutare membri del nostro party, l'ospedale, la chiromante, la libreria o il centro di ricerca spirituale. Quando abbiamo fatto tutto, siamo pronti a entrare nella magione di Laplace. Ma non temete, in caso di emergenza potremo uscire, se ce la fate a trovare l'uscita, e tornare in città per fare rifornimento di proiettili o cariche energetiche o rullini fotografici. Una volta dentro la magione, preparatevi, vi sarete sicuramente dimenticati qualcosa, perché la maggioranza delle vostre armi, tranne le armi bianche, hanno delle cariche o munizioni. Tuttavia, la porta dietro di noi si chiuderà e, il gioco avrà inizio. Non ci sono aiuti o indizi precisi da seguire in Laplace, tutte le vostre esplorazioni saranno solamente vostre, e la magione è anche piuttosto vasta. Su ogni zona è possibile compiere un'esplorazione specifica, tuttavia cercare troppo potrebbe non essere così saggio a conti fatti. Spesso, infatti, verremo interrotti da presenze con un classico sistema che ci rimanda ai classici del genere, come Wizardy o Dungeon Master, in contrasto con il tradizionale approccio a turni che era un elemento standard nei videogiochi giapponesi nel 1987. Dungeon Master, per inciso, fu proprio il gioco che aggiunse elementi di combattimento in tempo reale, che alcuni definiscono ATB, Active Time Battle. Definiamo meglio questo concetto perché ha degli elementi interessanti. Le origini dei giochi di ruolo giapponesi sono spesso attribuite a Wizardy, un gioco di ruolo occidentale di enorme successo progettato da Robert Woodhead nel lontano 1981. Non si può negare che Wizardy, ed in misura minore ma simile, anche il leggendario Ultima di Richard Garriott abbiano avuto un enorme impatto sul mondo giapponese dei giochi di ruolo. Anche se prima che entrambi i giochi venissero importati in Giappone esisteva già una fiorente scena di sviluppo di proto-RPG, questi due giochi furono seminali per la crescita del genere nel sollevante. Nel 1982 l'industria dei videogiochi in Giappone era in piena espansione, tuttavia per quanto concerne il mondo GDR le cose non sono così semplici.
I JRPG, per esempio, sono molto famosi per il loro stile visivo. In parte ciò è a causa del prolifico lavoro di mangaka come Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball e disegnatore dei personaggi per Dragon Quest, o altre leggende dell'illustrazione, come Keita Amemiya o Yoshitaka Amano in Final Fantasy, ma c'è una seconda motivazione un filino più interessante. I PC giapponesi, come il PC 8801, il successore dell'8001, avevano bisogno di risoluzioni più elevate per rendere al meglio i complessi caratteri kanji. Per tali motivi, gli hardware erano più performanti. Avendo PC più potenti, l'industria giapponese poteva affinare molto la grafica, rendendola infinitamente più accattivante rispetto alle controparti occidentali. Beh, questo in molti casi. Date un'occhiata a questa comparazione che confronta The Dark Crystal di Sierra a Zart di Enix per vedere quanto erano avanzati i PC giapponesi quando si trattava perlomeno di grafica. Laplace è uno dei classici giochi che si avvalsero benissimo di questa evoluzione grafica, specialmente con i capitoli per microcomputer che hanno una grafica veramente splendida. Torniamo al gioco per Super Nintendo e concludiamo. Verso la fine del gioco le missioni sono leggermente più confuse, ma non perdono mai il tocco grazie ad uno stranissimo e conturbante stile artistico. Che altro aggiungere? È davvero un peccato che questa serie sia semi sconosciuta in Occidente, serie che peraltro ha sempre costantemente innesti anche nel mondo del mobile gaming, con risultati a dir poco mirabili. Ennesima gemma oscura di Giappo Vaganza che vi consiglio caldamente. Ricordate solo di mettere nel party un giornalista.